Franco Scarpino, governatore dei Lions, è qua a Catanzaro per la firma del protocollo d'intesa tra Umpli e i Lions. Sì, e intanto oggi è una giornata, come si dire, importante, perché quest'anno abbiamo impostato una modalità di lionismo un po' particolare rispetto al passato. Il lionismo ha 105 anni di vita e è sempre impostato politiche strategiche basate sulla solidarietà. Quest'anno invece abbiamo impostato più che altro delle linee programmatiche sulla soddisfazione dei bisogni, la risoluzione dei problemi e la partecipazione alla resa pubblica. E proprio nella partecipazione alla resa pubblica abbiamo inserito quindi protocolli di interazione, non di collaborazione. Collaborare significa magari fare un qualcosa insieme e basta, interazione invece significa farli insieme, e i risultati sono stati ottimi, perché basta vedere quello che ci hanno comunicato domenica scorsa al congresso nazionale di Rimini. Il nostro distretto ha, come dire, soddisfatto 326.000 persone con 3.200 service, e questo grazie ai protocolli che abbiamo dovuto fare con la regione, la protezione civile, le altre associazioni. Oggi lo faremo con l'Unione Nazionale delle Proloco, quindi la finalità sarà, come dire, elevata, perché a noi interessa risolvere i problemi delle nostre collettività, non abbiamo altri interessi, l'interesse è proprio quello di fare del bene. E allora l'obiettivo è quello di fare del bene. Se riusciamo a farlo da soli è un conto, se riusciamo a farlo insieme ad altri, così come abbiamo fatto anche col comune di Catanzaro, col comune di Napoli, Roma, insomma, riusciamo ad ottenere dei risultati eccellenti, e lo stiamo dimostrando. Ovviamente per fare questo abbiamo dovuto impostare nuove metodologie su servizi nuovi che il lionismo non ha mai conosciuto. Abbiamo dovuto un po' occuparci del PNRR, dei modelli organizzativi anche di carattere sociale, sanitario, da offrire alla pubblica amministrazione, dal local alla global, insomma cose completamente nuove che sono importanti. E oggi il lionismo non parla più come parlava di una volta, ma parla di pianificazione, di programmazione, di gestione, insomma sono cose utili per farlo funzionare nel migliore dei modi. Grazie.